Ciao Margheritine, io sono Gianpiale e oggi andremo a vedere insieme la vetrina di Annie, i suoi oggetti, le sue rune e i suoi incantesimi. Iniziamo subito con il dire che la build è piuttosto standard, non ci sono troppi oggetti da mago e potrete andare abbastanza tranquilli con quella che vedete qui. Piccole note importanti sono la protobelt, è estremamente importante costruirla perché vi serve per fare la combo, per dashare in avanti, per fare la vostra combo, per flashare e utilizzare questa qui, quindi serve subito, fatela come secondo oggetto dopo appunto il bastone secolare. Secondo oggetto invece di danno, e quindi terzo in totale, è il Rabadon. Avete bisogno di più danno possibile e tutto insieme, quindi Rabadon un must. Dopo questo rimangono gli ultimi tre oggetti che sono un po' più, ecco, ordinabili a piacere. Se ci sono tanti problemi che si curano, allora andate a fare magari prima la sfera dell'oblio, però senza chiudere il morello. Se invece poi volete andare a cercare altro danno addizionale, avete l'orbo dell'infinito e il bastone del vuoto. C'è chi li fa bastone del vuoto prima e orbo secondo, ma vedete un attimo come vi trovate. Io personalmente preferisco sempre avere, diciamo, non così, cioè quindi il bastone come terzo e l'orbo come quarto, ma preferisco avere il bastone dopo e l'orbo prima, perché la possibilità dei crit magici comunque mi piace. Per la build ci siamo, perché alla fine non è niente di particolare. Per le rune, importantissimo elettroshock per poter fare la combo. Poi, importantissimo, debolezza, perché fate più danno dopo che avete fatto applicate, vedete, ostacolare i movimenti dei campioni, fa in modo che subiscano più danni. Quindi, comoda e utile. Corazza ossea è comoda contro i burst champion e queste cose qui, questo è quello che potete un po' cambiare, insomma, in base al momento, anche secondo fiato, altri di questo tipo. E come ultimo ho lasciato la classicissima voglia di dolci. Problemi di mana Annie non ne ha e quindi andrete tranquillissimi. Incantesimi. Sugli incantesimi abbiamo Ignite Flash, punto. Nel senso che sì, potrete tecnicamente usare la barrier, ma il problema qual è? Che voi volete, cioè il vostro unico scopo è fare Flash In combo, Protobelt In combo, Protobelt Flash In combo, ammazzare qualcuno, punto, finita lì. Quindi voi volete fare questa cosa e lo dovete fare il più efficientemente possibile. Quindi avete l'Electrokit, quindi avete la debolezza, quindi avete l'Ignite, quindi avete il Rabadon secondo item. Detto questo, andiamo a vedere il gameplay. Ok, qui ero contro Pantheon, un matchup particolare, perché comunque con Annie non mi è mai capitato come matchup, perché Pantheon mid è un pick piuttosto rischioso. Però con Annie alla fine sono messo bene, perché lui è un melee e io lo posso stannare molto facilmente. Qui andiamo semplicemente a fightare e vedete che io già cerco di pokarlo il più possibile. Guardate la quantità di attacchi base che gli sto già tirando. Zoom un po' di più. Gli tiro tanti attacchi base e cerco di triggerare appunto la runa. E intanto riesco anche a prenderlo con la prima abilità. Lo stanno e mentre era stannato avete visto subito un altro attacco base. Quindi è importante con Annie tirare spessissimo gli attacchi base e cercare di fare più danno possibile in ogni momento. Ogni piccolo trade è importante, perché poi quando avete una piccola combo pronta per poter stannare, per poter provare a fare l'engage, devono avere meno vita possibile. Sembra un po' scontato, però tipo, è importante stare attenti ai propri piccoli trade. Io comunque vado a pulire la wave. Fate attenzione che utilizzo sempre la prima abilità se riesco per prendere il minion. Qui ecco, decido di fightarlo perché non aveva la passiva pronta e aveva già usato un'abilità. Io stavo facendo il livello 3, quindi decido di fightarlo, gli applico l'ignite, gli faccio la mia prima abilità e poi flash lontano perché ormai avevo finito tutto. Rimanere vicino cosa voleva dire? Voleva dire che lui poteva farmi più attacchi base e i suoi fanno più male dei miei, almeno sotto questo punto di vista. Comunque, come dicevo poco fa, cerco di continuare a farmare con la prima abilità sui minion. Guardate, aspetto e poi lo farmo, perché così riprendete anche il mana e non sprecate mana, per quello che dicevo che non ha problemi di mana Annie. E continuo. Questo non è niente di particolare in questo momento. Più che altro c'è Rengar che mi preoccupa insieme a Pantheon. Comunque, ecco, qua decido di ingaggiarlo. Perché? Perché io ho livello 5 e lui no. Quindi faccio l'orso in testa, faccio la seconda abilità. La prima non posso prenderla bene perché ci sono i minion di mezzo. E continuo a cercare di fargli danno con l'orso. Lui si allontana. Non lo potevo ammazzare perché ancora non ho il danno per ammazzarlo da lui full vita e io con la full combo senza neanche il primo oggetto chiuso. Però almeno lo tengo basso. Pantheon è un champion che ti vuole saltare in faccia e onestamente non ho intenzione di lasciarglielo fare se sono particolarmente in salute, ecco. Così posso rimanere bello full vita ed stare attento. E infatti guardate, lui va a recallare adesso, così io sono libero di pulire la wave. E adesso andiamo a vedere già adesso la distanza, scusatemi, la differenza di gold. Io sono a 2700 gold e lui a 2100. E ora prenderò anche questi due minion. Quindi, ecco, 2800 a 2100. C'è già 700 gold di vantaggio dati da una kill
E tutta la differenza nel farm è del fatto che voi lo pocate in base. Quindi se siete contro un champion melee, questa è un'ottima strategia. Fargli più danno possibile, più poca. Anche se sprecate, tra virgolette, la suprema, voi poi lo andate a mandare in base. Se lui va in base, non può farmare. E se non può farmare, prende meno gold. Lui ganka top e io intanto sto in mid. Purtroppo non posso fare altrimenti. Quindi nel frattempo però cosa faccio? Sto ruotando bot. Volevo ruotare bot. Vedete che mi preparo lo stun. Mi preparo lo stun e mi avvicino. Qui faccio un errore. Perché andrò a flashare e non serviva. Cioè potevo tranquillamente prendere Vayne lo stesso. Il flash è stato uno spreco. Avrei potuto utilizzarlo eventualmente più tardi. Però... per fortuna Vayne la uccido e Lulu invece è costretto a flashare. Quindi comunque Pantheon ha rommato top, io ho rommato bot. Importantissimo con Annie, cioè importante con tutti i mid laner, eh. Però vabbè, qui la deviamo perché Lulu è rimasta e non doveva rimanere. Niente di esagerato. E qua sta arrivando Rengar, ecco. Anzi, facciamo, vediamo se riesco ad aiutare Camille, che non ricordo. Mi sa di no, perché viene one shottata da Rengar che fa tantissimo danno. Io sono messo benissimo, eh. Sono full vita, ho lo stun pronto. Anzi, tra l'altro mi sa che qui succede un po' una fiesta, perché io volevo regallare, ma mi sa che decidiamo di rimanere, credo. Vediamo. Aspetta un secondo, perché sì, diciamo di rimanere perché stanno arrivando qua. Riesco a stannare lui sotto torre insieme a Sena, quindi siamo messi benissimo. Il problema è che il mio mana adesso sta finendo. È veramente tanto che sono in giro e ancora ho solamente il bastone secolare. Quindi rimango ad aiutare Senna, che io volevo recallare, ma loro continuano a fightare. Qua c'è il Drake, vedo. Allora, visto che c'è il Drake, non possiamo perderlo. E allora mi avvicino al Drake. Voglio prendere Vayne eventualmente, o Rengar. Qui mi muore il jungler, stanno Vayne e mi allontano. Qua è un po' meme la situazione, perché continuavano a fightare e non dovevano. Guardate che cerco di fare più danno possibile a Vayne, che viene scudata da Lulu. Però ho finito il mana, proprio tutto il mio mana, zero. Quindi mi metto a tirare gli attacchi base. Guardate, attacco base, mi torna lo stun. Con lo stun prendo Vayne, che era in stealth, per fortuna. Loro sono costretti ad allontanare, a flashare, fanno tanto danno ad Ezreal. E cerco di prendere Lulu. Vedete che le ho tirato l'orso. Non avevo lo stun, purtroppo. E in più non avevo la visione. Quindi, non avendo lo stun, non avendo la visione, è riuscito ad andarsene. Finalmente riusciamo a regallare. Comunque, per ora siamo messi bene, perché siamo 5-3 per noi. Però io ho 2 kill e ho la protobelt, finalmente. Finalmente vuol dire che posso iniziare a fare le mie combo. Quindi adesso andiamo a vedere i gold di Pantheon. Pantheon ha solamente la mannaia oscura e 3900 gold. Quindi già inizia a stare particolarmente sotto. Attenzione al fatto che comunque ci sono entrambi gli obiettivi presenti, quindi c'è sia il drago che il messaggero. Io ormai cerco di pulire la wave il prima possibile e poi di continuare a rommare. Tra l'altro, quello che stavo dicendo prima è da mid laner in generale dovete rommare sempre il più possibile, muovervi sulla mappa, aiutare i vostri compagni. Con Annie è relativamente più facile perché avete, cioè non so se lo notate, si muove quel poco più velocemente di altri campioni e quindi potete saltellare in giro cercando di aiutare la vostra squadra. Poi adesso vado a velocizzare un attimo, tanto non dovrebbe succedere nulla di particolare fino al prossimo fight. Qui di nuovo io stavo romando verso bot mentre Pantheon era verso top. Mi piace di più aiutare la Dragon Lane rispetto alla top. Qui arrivo da dietro. Vediamo, vado a rallentare. Questa volta flash per bruciare istantaneamente Vayne correttamente. E poi mando l'orso a cercare di attaccare Lulu. Purtroppo lei riesce a nascondersi per ora. Uso la protobelt, le applico l'ignite, manco la mia prima abilità e lei si usa quindi la suprema per sopravvivere. Le mando l'orso a seguirla, intanto attacco la torretta. Però la torretta mi sta facendo male e non ci sono minion, quindi mi allontano, lascio l'orso a tankare la torre, vado a prendere i minion per pushare e prendere la torretta. Intanto loro stanno inseguendo Lulu, la uccidono. Vado a fare Drake, abbastanza semplice, non ci sono loro a contenderci. Anche se sta arrivando Rengar. E il Drake è a 15 HP. E niente, Rengar chiaramente non ce la fa e andiamo avanti qui. Io decido di rimanere perché loro stavano fightando. Guarda, vediamo che qua di nuovo sono senza mana. Mi sa che a un certo punto mi arrendo proprio e gli dico che okay, basta, non voglio fare la clown fiesta di prima. Me ne vado. Andiamo a vedere gli oggetti. Compro un intero bastone colossale e vado anche già per il prossimo. Purtroppo, cioè per fortuna, non so, no? Quanti gold. Diciamo che a 8 minuti avere 7000 gold va anche abbastanza bene. E purtroppo però non posso chiudere ancora il cappello. Quindi vado in mid, vado a farmare. Pantheon ormai in mid ci sta veramente molto poco. Io vorrei prendere la torre in mid. Però allo stesso tempo sento il bisogno di aiutare i miei compagni sulla mappa. Noi la torre botte comunque l'abbiamo presa. Però la top l'abbiamo persa per il messaggero. Quindi intanto vado a farmi il blue buff, che è super comodo per avere dei PCD, per poter spammare anche più a vuoto. Spammare a vuoto che vuol dire? Non so se adesso se mi capita di vedere che lo faccio, ve lo faccio notare. Che voglio caricare lo stun. Quindi utilizzo la prima e la seconda abilità a vuoto solo per caricare una targhetta dello stun.
Quindi adesso andiamo a gankare su Vayne e Lulu che face checkano e hanno proprio firmato la loro condanna a morte. Vedete, protobelt, stun, prima abilità. Non avevo neanche usato l'orso perché non era necessario in quel momento per stannare. Le ho comunque stannate entrambe. Vayne è stata brava poi a scappare dopo la stun. Io ho targettato Lulu che era quella più vicina. Anche perché se targettavo Vayne e Lulu sopravviveva, succedeva che magari Vayne veniva ultata da Lulu, ilata da Lulu, e rischiavamo di non ucciderla. Quindi intanto ci leviamo Lulu, che comunque va a levare un'ottima potenza a Vayne. E adesso ruotiamo tutti mid per prenderci questa torretta. Cioè c'è Graves. Ah no, qui c'è Graves che è gigantesco. Me lo vado a fightare, volevo provare a shottarlo, ma è messo benissimo. Sta con la 7300 gold, quindi ha praticamente i miei gold, anche se non ha kill, perché ovviamente ha farmato e ha preso la torretta, e ha la Bloodthirster e l'Infinity Edge, quindi si cura tantissimo oltre che fare tanto danno. Ho il cappello e ho la Road of Ages. Qua vedo che loro stanno fightando bot e decido di unirmi alla festa. Quindi andiamo verso bot, aspetto Rengar che lo avevo visto, lo stanno, gli metto l'Ignite per ucciderlo perché avevo mancato la mia prima abilità pensando che venisse verso di me, e vado a inseguire Lulu e Graves. Purtroppo sbaglio qui, nel senso di un pelo non prendo Lulu con il flash. Allora vado a fightare Graves. Lo stanno con la Suprema, gli tiro l'orso e lo shotto. Intanto faccio menare l'orso a Vayne. Vayne mi spalza via, si condanna a morte e muore anche lei. Quindi muore anche lei. Andiamo a vedere adesso in termini di oggettistica e di gold. Siamo estremamente avanti, siamo 15-6. Pushiamo per la torretta perché tanto il barone è dall'altra parte della mappa. Il drago è già stato, cioè deve ancora respawnare, quindi abbiamo preso quello precedente. Qui voglio prendere il blu, mi pare che non me lo yoinkano, però sta arrivando Pantheon. Alla fine siamo 3 contro 1, ha sbagliato posizionamento. Cerco di prendermi il blu, lo riesco a prendere. Non capisco se Ezra me l'abbia, credo me l'abbia lasciato, eh. Però quando volete prendere il blu buff, se c'è qualcuno nei paraggi, tenetevi 2 abilità per poterlo bruciare in quanto maghi, in questo caso con Annie proprio, bruciare non è un gioco di parole, e praticamente one shotarlo, cioè così vi tenete l'ultimo burst proprio per il blu e non farvelo fregare. Bene, adesso voglio andare a aiutarli, penso per uno degli ultimi fight, e guardate, protobelt per avvicinarmi, niente. Il concetto qual è? Ecco, vedete, se io faccio la protobelt perché voglio provare a fare la suprema su di loro, ma vedo che loro stanno ritirando, appunto si stanno ritirando, non uso la ulti tentando di prenderli al bordo. Ho capito che non li avevi presi, poi vabbè c'era anche la smoke di Graves, e non rischio, perché la protobelt alla fine mi torna. Ho comunque il flash in genere, in questo momento no, però ci sono tanti tool, quindi non sprecatela soltanto perché pensate che lo state per prendere. Quindi andiamo avanti. Qua sta arrivando Pantheon, io credo che voglio stare un po' attento a lui mentre cerco comunque di arrivare da Lulu. Infatti vado a spostarmi, vedete, dove Pantheon mi potesse prendere istantaneamente. Pantheon quindi andrà a cercare di prendere o me o Camille o Senna. Decide Camille, ma Camille ovviamente è il tank, quindi lo andiamo a fightare 4 contro 1. I compagni lo hanno completamente abbandonato. Intanto abbiamo Darius che pusha in top, che quindi è positivo perché noi stiamo vincendo nonostante la differenza numerica. E lui intanto prende la top. Quindi andiamo a pushare mid e ci vogliamo prendere la torretta. Comunque, oramai siamo tanto avanti. 18-6 è veramente difficile tornare indietro. Cioè abbiamo quasi 10k di gold. Io però sono proprio in cerca di uccisioni, praticamente. Cioè, sono 5-0-8. Sono 5-0-8, vedo Graves qui e vado insieme a Senna, che è molto brava, sta prendendo molto bene gli snare. Uso la mia suprema e... cioè, non so se avete visto. Ho fatto orso W. Prima abilità ed è arrivato al 10 per... no, di meno, 3-5% della vita shottato. Intanto faccio pascolare l'orso che fa comunque del danno nel tempo, nel frattempo. Quindi abbastanza forte come combo, buonissimi anche in termini di danno. Adesso ormai è praticamente chiusa la partita, cioè nel senso c'è poco da dire. Stiamo semplicemente per fare uno degli ultimi fight, perché comunque 18-6, come vi dicevo prima, tutti quanti messi bene, tutti quanti fidati. Le cose sarebbero due: o puntare al barone per poi chiudere la partita, o fare una bella carneficina e chiudere andando proprio in mid, prendendo tutte le torrette. In questo momento è una di quelle partite che, giocando bene in termini di roam, ho aiutato tanto la mia bot. La mia top ha un po' sofferto, ma l'aiuto che ho dato tra la mid e la bot è stato così importante che abbiamo un vantaggio grossissimo su tutta la mappa. Quindi lo vinci anche un po' meno di macro nel mid game. È stato vinto più nel macro dell'early game. Qui viene preso Graves fuori posizione. Lo vado a uccidere. E qui ecco,
fammi vedere, dovrei avere la... Sì, ho la Suprema disponibile. Qui volevo provare a one-shottare qualcuno, se non sbaglio. Vediamo se, se ci provo. Ho lo stun disponibile e vado a fare la torretta. Ah no, si arrendono, allora no, si arrendono direttamente. Io l'ho fatto flash e tutto per provare a fare la kill un po', a fare lo sgargiullo. Peccato. Comunque il concetto è, rommate, sfruttate i vostri punti di forza dello stun, della combo, del one shot, perché se riuscite a fidarvi come ho fatto io, poi potete pascolare per la mappa e fare una quantità di danni incredibile, una quantità di rom strautile. E niente, per anni è tutto ragazzi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Come al solito lascio giù in descrizione i link a tutti i miei social e vi ricordo che vado in diretta streaming tutti i giorni dalle 17 alle 21, tranne il mercoledì e il sabato. Quindi vi auguro delle buone ranked, una buona serata e ci vediamo al prossimo video.